Questo video è complicato. Dobbiamo parlare di salari minimi. È un casino perché dove ti giri, giri, sbagli. Quindi ci mettiamo belli seduti, composti e riflettiamo insieme. Mi raccomando, nei commenti voglio solo roba costruttiva. Così prendo i commenti e ci costruisco un video basato sulla nostra community. Ok, iniziamo. Definizione di salario minimo, e cito. Il salario minimo nel diritto del lavoro è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono, per legge, corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, ovvero impiegati e operai. Per quanto questa sia una di quelle situazioni che potrebbe in effetti mettere tutti d'accordo, cioè una paga base su cui partire e su cui magari costruire una carriera, ci sono due scuole di pensiero e adesso le andiamo a valutare. Da una parte ci sono i sostenitori che affermano che avere uno stipendio base aiuterebbe a effettivamente innalzare la qualità della vita e il benessere dei lavoratori. Per altri, invece, avere uno stipendio minimo aumenterebbe il grado di disoccupazione, soprattutto per coloro che non sono specializzati. E questo effettivamente potrebbe causare dei problemi alla popolazione, oltre che a essere dannoso per le aziende. Direttamente da Wikipedia, che ci fa un salario minimo mensile in euro nel 2021 di tutti i paesi europei e extraeuropei, che andiamo per vedere un attimino, ci facciamo un'idea di base. Al primo posto come salari minimi c'è il Lussemburgo con 2200 euro, è un salario minimo. Ok? Ed è ovviamente esistente. Poco più giù c'è l'Irlanda con 1.700, l'Olanda con 1.684, il Belgio 1.600, quello che non leggete è Germania fino al 1990 territorio o da FRG. 1.600 euro, Francia 1.550 e poi si scende, c'è un grosso scalino che riguarda la Spagna, che sono 1.100, poi la Slovenia, gli Stati Uniti, Malta, eccetera, eccetera, fino ad arrivare in Albania, dove anche lì c'è un salario minimo, ma è sui 240 euro. L'Inghilterra, la Svizzera, la Svezia, la Norvegia, il nord della Macedonia, l'Italia, l'Islanda, la Finlandia, la Danimarca, Cipro e Austria, che non hanno un salario minimo. La situazione non è così semplice come sembra. Ogni stato, staterello, più grande, più piccolo, insomma, ha una sottospecie di salario minimo indicativo e poi gli altri che non ce l'hanno si basano sulla contrattazione, anche se in Italia non è propriamente così, perché ci sono dei contratti standard dove le aziende più grandi, mettete Fiat, si appoggiano, no? Sono i contratti nazionali che potete vedere voi stessi e leggere voi stessi perché sono praticamente tutti uguali. Ed inoltre alcune figure ovviamente hanno di per sé una paga oraria che poi va a crescere con il crescere della qualifica. Questo per quanto riguarda l'Italia. Quindi non c'è una base di partenza, perché all'inizio si può basare tranquillamente sulla contrattazione, però ci sono delle figure che in effetti, passo dopo passo, possono andare a crescere e ricevere sempre più soldi. Quindi la paga oraria va a aumentare. Ora, perché vi spiego questa cosa? Perché inizio a fare questo cappello? Perché il mercato del lavoro non è così semplice come sembra, soprattutto in Italia dove abbiamo diverse zone con diversissimi, e l'abbiamo visto nel video dedicato agli stipendi in Italia, andatela a ribeccare perché è importantissimo questo, diciamo che va un po' a tamponare le mancanze che ci saranno all'interno di questo video, dove parlo degli stipendi nelle varie zone e regioni italiane e lì si vede una bella discrepanza, si vede una bella discrepanza tra nord e sud, estremo nord e estremo sud, ragazzi, è inutile che ci giriamo sopra, c'hanno delle discrepanze pazzesche, sia a livello di costi di vita, a Milano c'è un costo, in Calabria e Basilicata ce n'è un altro, oggettivamente parlando, dati statistici alla mano. Quindi il costo del lavoro, se fosse unificato
in Italia probabilmente premierebbe tanto alcuni, ma si abbasserebbe tanto per altri. E non siamo uno Stato che può avere una sorta di equilibrio, non ci sarebbe l'equilibrio, quindi vi invito a pensare a questa cosa. Ma non vi incazzate, perché questo deve essere un video che vi deve invitare a riflettere, voglio riflettere insieme a voi, quindi andiamo con ordine. Se il mercato fosse idealmente perfetto, non ci sarebbe bisogno di salari minimi. Perché? Perché ci sarebbe equilibrio, no? Tra il costo della vita e il guadagno. Delle regioni, degli stati mettono questo salario minimo per cercare di forzare una base da cui partire. Questo serve effettivamente per coprire i costi della vita da una parte e dall'altra per dare una certa dignità al lavoratore. Tuttavia, spesso non tengono magari conto di alcune dinamiche aziendali, perché un'azienda che parte, una startup, non ha a volte la forza economica di magari arrivare a determinati stipendi. Anche questi, anche se fossero minimi. Ora, fermi tutti, perché io già lo so che vi starete incazzando. Ma allora non parti con la startup? No, perché se una startup necessita di determinati anni di partenza o per giustamente offrire magari un nuovo servizio, nuovi posti di lavoro, eccetera, si devono fare dei sacrifici. E non è che è solo l'imprenditore piru piru, come direbbe il buon Montemagno, che deve farli questi sacrifici. Ci devono essere anche i collaboratori che devono aiutare a crescere l'azienda, soprattutto in una fase iniziale. Quindi immaginate questo, immaginate che il salario minimo sia troppo alto. Semplicemente troppo alto per la produzione aziendale. Cosa succede? L'azienda si trova a pagare magari per un salario minimo troppo alto che non rende effettivamente quanto dovrebbe a livello di produzione. Quindi l'azienda si impoverisce. Alla lunga, un'azienda impoverita va a chiudere, a avere delle grosse perdite. Tutta l'infrastruttura lavorativa imprenditoriale andrebbe a perdere, ok? Quindi immaginate questo, un'azienda che apre al sud con un salario minimo che è tarato per il nord. Capite bene che un'azienda al sud in quel momento preciso, oggi in Italia, avrebbe una vita veramente veramente breve, perché non tutti hanno magari un investimento importante da cui poter attingere. Dall'altra parte voi mi potrete sicuramente dire, vabbè, ma si trova una sorta di equilibrio. Certo, sarebbe perfetto trovare un equilibrio, ma come abbiamo visto nell'altro video degli stipendi, andate a recuperare, non è così semplice come sembra, anche perché poi leggendo i vostri commenti, che sono quelli secondo me che fanno veramente l'ago della bilancia, c'è tanta gente è scottata dalla questione salari, è scottatissima, e mi avete raccontato delle situazioni al limite dell'assurdo con i salari. Ma purtroppo viviamo una situazione in Italia che è veramente particolare, e lo sto dicendo da imprenditore. Sappiamo tutti come funzionano alcune tipologie di contratto. Io credo che la maggior parte dei dipendenti italiani abbia almeno una volta fatto questa roba. Ti assumono per 4 ore, lavori per 6 o 8. Purtroppo è così, ne ho viste parecchie di queste situazioni. Perché? Perché si arranca in Italia, soprattutto quando sei, ripeto, in fase di partenza. Soprattutto perché il carico di tassazione, la pressione fiscale è veramente elevata in Italia per le aziende. Non ci giriamo intorno. L'equilibrio c'è da una parte se l'azienda riesce a supportare i costi, dall'altra se il collaboratore ha una vita dignitosa. Se tu c'hai una vita dove non riesci nemmeno a pagarti le bollette a casa, ovviamente cosa succederà? Che vai al lavoro, fai un lavoro magari che non ti piace, non sei contento, ti deprimi e ti va tutto a scatafascio da una parte, e dall'altra magari non rendi al lavoro come dovresti. Quindi ci deve essere una sorta di equilibrio, ma non può essere in questo momento storico, soprattutto in Italia, uno specchietto per le allodole, perché, e lo ripeto, ragazzi, non ci giriamo intorno, in Italia funziona così, fatta la legge, trovato l'inganno.
Quindi, se anche volessero mettere uno stipendio minimo, che ci vuole ad aggirare la legge, magari utilizzando delle partite IVA, così si scalano almeno i contributi? Che ci vuole a fare la solita, lo solito scherzetto delle ore? O a pagare gli straordinari, ma al posto di fare degli orari decenti? O a non pagare gli straordinari, ma farli comparire come se fossero orari normali di lavoro? Ragazzi, purtroppo, non viviamo in un mondo perfetto, non siamo in uno stato perfetto. Quindi non pensate lì fuori che lo stipendio minimo sia la soluzione a tutti i mali, no? Perché ne potrebbe creare di molti altri e potrebbe andare a danneggiare il complesso sistema di aziende che abbiamo in Italia. Magari va a togliere, ok, il marcio. Però dall'altra parte potrebbe togliere anche belle idee. Potrebbe togliere anche delle possibilità che oggi si fa fatica ad ottenere in Italia. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare: c'è molta tutela del lavoratore, estrema tutela del lavoratore. Dall'altra parte l'imprenditore ha veramente poche tutele. Sembra una cosa da amministratore delegato, però è la realtà. Se voi andate per vedere, è complicato, per esempio, anche solo licenziare un dipendente, perché prima di licenziare un dipendente che lavora con te da tot anni, devi partire dall'ultima ruota del carro, quando magari l'ultima ruota del carro, per farsi le ossa, lavora 3 volte meglio di chi è dentro da 15 anni. Ci sono dei grossi problemi a livello lavorativo imprenditoriale, ma bisogna partire da una rivoluzione culturale. La rivoluzione deve partire sempre dalla testa. Quindi qual è la mia proposta oggi? Che non varrà un cazzo, lo so, però qual è la mia proposta? È lavoratori consapevoli. Cioè, devi essere consapevoli di quello che sai fare e di quanto produci per l'azienda, ma ci deve essere anche un cambio di direzione da parte dell'imprenditore. L'imprenditore deve rendere consapevole il proprio collaboratore di quanto sta producendo, di quale è il suo reale costo. Perché tu che prendi magari 1000 euro al mese e sei in una posizione a tempo indeterminato, tu all'azienda costi per 2,4. Così, di media. Quindi devi fare 1000 euro per 2,4, l'azienda per te sborsa ogni mese 2400 euro. Capite bene che per andare a coprire quelle spese e tenere il guadagno per far girare la macchina, costi fissi e costi variabili, non si può dare e andare a raccontare in giro ma l'imprenditore mi sta sfruttando perché il mio lavoro lo vende a 200 euro al giorno, perché ci sono tanti altri costi, c'è il rischio imprenditoriale. Quindi da una parte e dall'altra bisogna averci la consapevolezza di fare. E poi, che se ne dica, io sono per i salari minimi, ok? Ma non devono essere dei minimi pazzeschi, folli. Devi però, Stato, darmi l'opportunità di lavorare sugli incentivi. Perché se un datore di lavoro oggi vuole dare gli incentivi, il 40-50% se ne va in tasse. Se io volessi aggiungere un incentivo su busta paga, ok, o un bonus a un mio dipendente e collaboratore, se io do 100 euro in più su busta paga, dovrebbero essere lordi, al lavoratore arriverebbero circa 54 euro, se non vado errato, ok, se non ho fatto un conto. Comunque non gli arrivano di certo 100 euro puliti. Quindi dobbiamo lavorare sull'incentivazione del lavoro e sulla consapevolezza. Perché tutto sto video sembrerebbe non servire a nulla, ma se arrivate fino alla fine e seguite un attimino il discorso, se voi mettete un salario minimo, ok, probabilmente oggi in Italia fate un danno più che altro. Se voi mettete un salario minimo e date all'imprenditore alcuni strumenti per incentivare il collaboratore, il dipendente, a lavorare meglio, non di più, meglio, sono due cose differenti, vedete che culturalmente si cambierà. Detto questo, io come al solito vi lascio un abbraccio, iniziamo a fare un discorso, magari, ripeto, inseritelo nei commenti e ci registriamo un altro video la prossima volta con i vostri commenti.